Allora, loro sono Rosolino e Floriana. Siamo in una serra, in una piantagione di frutta tropicale principalmente, e a Terrasini. E vi faccio un po' raccontare come hanno iniziato a pensare di provare a coltivare la frutta tropicale qua in Sicilia, anche perché il clima lo permette, giustamente, e cosa hanno, che metodi usano, cosa coltivano e così via. Raccontate pure, a Salve piacimento. ragazze, allora io sono Rosolino, mia moglie, Floriana. Un giorno sfortunatamente abbiamo deciso di sposarci e quindi abbiamo deciso di andare in viaggio di nozze. Dove? Dimmelo tu. E a Cuba, nella Repubblica Dominicana. Bel Da posto. lì abbiamo iniziato a capire un po' la situazione. Io ero un po' amante dei frutti esotici. Però lì ho visto proprio con i miei occhi ciò che si poteva coltivare. La prima cosa che mi ha fatto impressione è stata la canna da zucchero, che eravamo in un locale e c'era suo signore con Un un macchinario. macchinario manuale. Abbiamo visto nel menù canna da zucchero, vabbè, vediamo. Proviamo. Vediamo. Gliel'abbiamo Preparata visto. come cosa? Cioè, Praticamente c'è come. la canna, lui ci sono due rulli che schiacciano la canna ed esce il Sì. succo. Quindi lui la spingeva dentro i rulli, girava Ok, una ma quindi volta. era succo Era di un canna succo di canna da zucchero. zucchero. Ok. E lo E quindi servivano col con rum. rum. Immaginati. Lo bevevano tutti, ma nessuno si ubriacava, Ah. perché il rum lì non è Non è come. No, forte. Ah, assolutamente. È ok. anche una bevanda molto dissetante. A parte questo, diciamo, ci siamo innamorati di questa cosa. E abbiamo detto, ma va, la coltiviamo, proviamo. E abbiamo provato. E questa è buona la prima. Ma ancora il viaggio era lungo, dovevamo andare ancora nella Repubblica Dominicana. Lì poi c'è stato l'exploit delle cose, perché nella zona dove eravamo noi c'erano più piantagioni. Abbiamo visto le piantagioni di cacao, di caffè, di banano, di cocco e quant'altro. Avete anche il cocco? No, Ah, no, ok. È uno dei sogni nel cassetto. Si ok. sa mai. E da lì ho iniziato un po' a capire Come funzionava? come funzionava, sì. E E poi. quindi ti è sembrato fattibile riprodurlo in Sicilia? Tu abitavi già qua, Terrasini, era sempre. Siamo nativi di Terrasini. Ok. E poi nella seconda puntata del viaggio, più avanti, abbiamo cominciato già lui Poi da sperimentava un lì po'. abbiamo fatto viaggio a Malaga, dove ci sono Ok. tutte le piantagioni di mango, Sì. avocado e vivai In dove Spagna? producono molte piante che esportano per tutta Europa di frutti tropicali. Siamo stati a Tenerife, poi siamo stati Canaria. in Costa Rica, Ok. dove lì si accentuava un po'. Senta, scusi, ma il caffè, com'è nata l'idea? Eh sì, perché loro Ovviamente coltivano anche il iniziando, caffè. no, sì, iniziando a coltivare i frutti esotici, poi per curiosità proviamo questo e proviamo quello, ho provato due piante di caffè, da lì mi dicevano, vabbè, tu caffè non ne fai. Ho iniziato a provare, ho studiato bene la pianta, perché la pianta ha bisogno di alcune esigenze climatiche, di temperature. Tu te le fai arrivare sempre dai paesi, cioè le piante te le No, fai. no, le No. piante le ho trovate in Sicilia, Ok. in un vivaio, però poi ho iniziato a riprodurmele io. Ok. Certo. Non vi dico quanto semi e piante ho Prove, distrutto, ma esperimenti. non c'è. Ho distrutto e da lì poi ho iniziato a piantare il caffè, ad aumentare la produzione. Ad oggi sono a 800 piante messe a A voglia. dimora. Dovrei arrivare a circa 1500 per lo spazio che ho, Ok. per poi continuo a fare delle prove al di fuori della serra, perché in questo momento sono In piantate in serra. E serra. vuoi provare a Fino metterle anche fuori? sì, Una volta che sono grandi, però, che sono no, cresciute, da proprio piccole. da piccola. Sì, Ok. sto Abitano direttamente. cercando di adattarle al nostro clima. Sono Ok. arrivato alla quarta generazione nata in Ah, Sicilia. Quindi ok. piano piano si vanno Sì, adattando al nostro clima. La varietà di caffè è Caturra, che è una sottovarietà dell'Arabica. ok.
originaria della Costa Rica. Ok. Ad oggi ho raccolto un po' di caffè e quest'anno sto raccogliendo, perché ogni anno aumenta la produzione, quest'anno sto raccogliendo per fare delle prove di post raccolta, perché nel giro di un paio d'anni avrò una buona produzione e quindi mi dovrei trovare, cioè dovrei essere già preparato a lavorare su caffè. Ok. Non venderò il caffè tostato perché non è il mio mestiere, Sì. però lo venderò Fornirlo a delle aziende che sì, fanno quella parte lo del lavoro. comprerà chi, ma anche a privati che sono appassionati di caffè. Ah, Del caffè non verrà buttata, naturalmente la buccia, che ha un nome particolare, si chiama cascara. La buccia viene utilizzata in campo erboristico per fare delle tisane. Sì, perché è un potente antiossidante. Ottimo, Quindi anti-invecchiamento, insomma. verrà conservata anche quella e verrà utilizzata da chi di dovere per fare queste cose. Detto Buono. questo, caffè siciliano. Quindi, per chi non parla il siciliano, quando venite in Sicilia e ti dicono piglia tu caffè, lo puoi fare perché il caffè parla siciliano. Fantastico. E so che a livello, a proposito di foglie che si usano, anche il banano mi avete Sì, raccontato che la foglia si usa, o inamorato in perlomeno. questo meraviglioso tavolo, Ecco, in arte povera. qua si fa un lavoro particolare alle foglie del Sì, banano sì, sì. con l'uso di questa stufetta artigianale. Spiegatemi. Praticamente vengono riscaldate le foglie per rompere un po' le fibre ed essere più morbide, e poi togliere la parte centrale della foglia. Rimane, diciamo, la foglia vera e propria senza la parte centrale. Viene venduta ai venezuelani che sono in Sicilia, o magari pure Agli amanti a della chi ha cucina imparato la venezuelana, cucina infatti. venezuelana, che loro fanno un piatto natalizio che si chiama iacca, che è un insieme di tre tipi di carne se cucinate separatamente, un insieme, cioè due gruppi di verdure cucinate separatamente, poi uniscono tutte cose e a volte prima con un impasto di mais e poi a seguire la Con le foglia foglie. è fatto poi bollire, Fanno dei i fagottini fagottini, dentro la foglia, sì, diciamo, di banano. sta bollitura gli rilascia, la foglia rilascia un sapore particolare che è detto da, diciamo, Da dagli loro, che sono operatori, sì, esperti. dagli esperti, quella che vendono in commercio che è surgelata non rilascia lo stesso sapore, quindi Certo. preferiscono quella Allora è come fresca. sentirsi un po' a casa. Sì. E quindi Ok. si fa il lavoro sulla foglia fresca o foglia essiccata? No, 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 foglia fresca. fresca, Fresca. sì. Ok. Anche queste poi abbiamo spedito, Sì. perché appunto facciamo anche le spedizioni dei nostri prodotti che vengono raccolti la mattina, Ok. incartati uno per uno, riposti nelle scatole e spedite e raggiungono il cliente nell'arco di 48 ore. Infatti io ho letto delle recensioni in cui dicono che hanno ricevuto le cose veramente impacchettate bene, sanissime, e quindi potete da tutta Italia farvi arrivare i loro prodotti. Cos'altro Poi abbiamo le coltivate? papaie, La papaya. che è il nostro, diciamo. Fantastica, che io quando vengo alle Canarie, in tutti i bar praticamente si serviva la papaya o a pezzi, che poi lo farò vedere magari quando arrivo a casa che prendo le vostre papaie e lo faccio. O a pezzi immersa nel succo d'arancia o frullata direttamente, cioè succo d'arancia e papaya frullate. Invece non so, voi come la No. usate? Allora, noi abbiamo la papaya verde che è acquistata solitamente Dai dai thailandesi. thailandesi, perché loro la Ok. papaya verde, quindi proprio verde di buccia e verde dentro, Dentro. con i semi bianchi che vanno Ma dai, tolti, mai vista? va sbucciata e lavata bene sotto l'acqua perché ha un alto contenuto di papaina che Ok, può sì. essere irritante. Irritante. E viene cucinata come la zucca, oppure, Ah. quindi saltatempadella con la cipolla, oppure puoi tagliarla sottile con anche un pelapatate e metterla a macerare con il succo di limone, il sale e il pepe, anche per una mezz'oretta in frigo, e poi va unita ad insalatine verdi, tipo lattuga, Ma dai. rucola e altro, e quindi è da contorno per pesci o carne, o proprio da mangiare così come un'insalata vera e propria. La papaya da Matura. frutto, quindi quella Arancione. matura arancione,
Anche quella può essere inserita nelle insalate. Come sapete, l'insalata può essere composta sia da verdura che da frutta Certo, insieme alla frutta anche se io secca. non ho mai provato la papaya È nell'insalata. buonissima, Ah, anche con ok. l'aceto balsamico Sì. perché Un crea quell'agrodolce che è contrasto. buonissima. Anzi, vi consiglio di provarla. E Ok. viene servita solitamente come frutto, quindi tagliata a fettine o a cubetti, come la facciamo assaggiare noi nelle degustazioni. Nonna, come l'ha mangiato tu, accompagnata col succo d'arancia, ma sarà Così, spettacolare. Sì, senza niente proprio. ovviamente non vi racconto tutte le proprietà della papaya. Beh, la Dici? papaya ha sì, tantissime Sì, e i proprietà. semini neri invece della Sì. papaya natura, se si fanno seccare, lavati bene perché sono un po' viscidini, quindi si Sì. devono lavare bene, Che ne ha un mucchio di posizionare semi la tanti. papaya, quindi. Posizionare su un vassoio messi larghi in Sì. maniera tale che Secchino. seccano e poi vanno frullati e diventa un pepe molto aromatico. Ma dai. Sì, e tra l'altro si possono anche ingerire semini accompagnati col succo di limone, So che quindi fanno bene sei per. per il fegato, Ok. Quindi è un oppure sì, disintossicante. disintossicanti. Ok. Qualcuno dice che facciano dimagrire, su questo non lo so, però dico ce ne sono tante, tante cose scritte un po' qua un po' là. E poi possono invece freschi essere utilizzati come vermifugo naturale e Ah, come io. anticoncezionale venivano utilizzati. Che non so se, se non so se Guardi, conviene Caruso. correre il rischio. Se uno ha un mezzo dubbio, può fare l'esperimento. Se no. Ovviamente le foglie secche si utilizzano per Le faccio vedere. Ok, qui c'è. Perché comunque voi avete un metodo di coltivazione, questo lo volevo dire, biologico, Sì. quando cade qualcosa per terra di frutta o foglie le lasciate perché fa concime, giusto? Sì. Sì. E crea anche la giusta umidità, immagino. Allora, praticamente noi sfalciamo solo l'erba, infatti si vede la sostanza organica qua, che rimane. Questi sono residui del sfalcio precedente. Rimane tutto qua, ovviamente non viene concimato, ma non lo concimiamo Eh con sì, perché niente. tanto si autoconcima. Sì. E quindi le piante si prendono ciò che gli serve, perché con Ah, beh, no, certo, invece di decidere tu che cosa non dargli, sono vengono loro che si spinte le piante, assorbono quello non che vengono di cui spinte, hanno bisogno. quindi Ok. crescono in maniera naturale. Ovviamente l'acqua la diamo con l'impianto di nebulizzazione, ricreiamo tipo la pioggia. Una pioggerellina. Sì. Quindi dobbiamo aumentare l'umidità in certi periodi dell'anno per il caffè, però non gli fa male alle altre piante. Mi stavi dicendo delle foglie secche? Ah, le foglie secche, se fatte a tisana, Sì. aiutano a depurare il fegato. Anche quelle, ma dai. Invece l'estratto di foglie verdi, Sì. che da mangiare è Sempre della papaya, sì, giusto? non è molto buona, però fa aumentare le piastrine. Ah, beh, quando uno ha quel Alla problema lì fa lo fine, sforzo di sì, dico, anche se il gusto non piace, ma. siamo nel periodo che si sta preparando per la fioritura, il caffè. Come vedete Quindi là. voi col allora, coltivate quindi la papaya, la banana, il caffè. Ecco, Annona, avocado, aspetta, aspetta, prima dell'avocado che hai detto? annona, E che? la cerimoia in Ah, spagnolo. sì, ne ho sentito parlare, ma È sinceramente. praticamente un frutto a forma di pigna verde Ok. che tagliandola, cioè essendo matura, la taglia è bianca con dei Sì. semi neri tipo Ah, quanto un po' sì, come l'ho questo qui. mangiato, non Sì, mi è ricordavo. dolce, Sì, con una consistenza tipo sì. banano, ananas, Ok, pera, una sì, cosa è vero, è vero, è vero, me lo ricordo. del genere. Poi c'è il bel sapote che stiamo iniziando ora con la produzione, Anche o questo? zapote nero. La forma. Conosciuto come il frutto del cioccolato, magari Ah. lo conoscete così. Ha una forma di mela, viene spedito verde smeraldo e poi piano piano diventa verde più scuro, verde marcio, fino a sembrare quasi da buttare. In quel momento è È spettacolare. la maturazione Questo ottimale. tagliato si presenta proprio nero Ma dai. dentro, sembra un budino al cioccolato. E dentro ci sono dei semi piuttosto lunghi, come quello delle susine, che vanno rimossi. Il guscio stesso può essere utilizzato come la coppetta. Sopra va messo il cacao in polvere e col cucchiaino mangi ed Ma è un budino al vero? cioccolato. In pasticceria Pazzesco. viene utilizzato per fare la crema per i bignè, per le persone che non possono mangiare troppi zuccheri.
E quindi fanno il vignè a parte e poi lo farciscono con questa Che è crema più cioccolatosa. dietetico. Si possono fare anche dolci express tipo biscottino inzuppato nel caffè, Ma dai. yogurt greco, purè di black sapote, di nuovo yogurt e scaglie di mandorla. In Quindi questo periodo, noi siamo a maggio, inizio maggio, che cosa la produzione cosa dà? Cioè, cosa, è il periodo di papaya, allora incomincia? c'è la papaya, le banane, sta iniziando il black sapote, sta finendo ancora, durerà qualche settimana l'avocado e poi a seguire abbiamo a giugno, fine giugno il frutto della passione di cui abbiamo fatto pure un Qua c'è liquore. uno scoop. Ah, l'avete inventato o No, l'avete l'abbiamo assaggiato in uno copiato? dei nostri viaggi, però Ok. alla domanda come è fatto, la risposta è stata non si può, non si può, Ah, certo. non si può. E quindi L'abbiamo dopo dopo 10 anni di prove, esperimenti vari. alcol distrutto. Considera che in una volta sola abbiamo fatto 16 varianti, Aia. quindi diversi tipi di zuccheri, zuccheri di canna, zucchero d'uva, zuccheri normali, di diverse Quindi eravate sempre marche. ubriachi praticamente in quel No, periodo. diciamo piccoli campioni, No, piccoli. alcuni erano imbevibili, quindi considera che non si potevano Eh? neanche. Poi c'erano i nostri amici che. Provavano, però quindi noi li Ah, beh, certo, ospitavamo, sì, dormivano. facevano da cavie, E poi fantastico. alla fine siamo arrivati alla conclusione finale, ci siamo guardati e abbiamo detto è lui, e quindi l'abbiamo messo in produzione. Ah, bello. E poi l'abbiamo imbottigliato, è stato un successone perché nel frattempo l'ultima prova era quella decisiva, l'abbiamo fatta assaggiare a tutti è È piaciuto e quindi piaciuto. avevamo avuto il consenso almeno dei nostri amici. Ok. E anche alla liquorificio l'hanno assaggiato e hanno detto questo spacca. Loro ci dicevano fate così perché loro se ne vanno con la loro esperienza. Però noi ci siamo imposti perché Secondo loro era troppo la forte. ricetta era quella e quella si Ok, doveva fare. In realtà è un po' forte quindi voi avete trovato un cioè no l'avete mantenuta così Cioè, ho o detto no, no, abbiamo ok deciso che doveva essere come noi l'avevamo assaggiato. ok assaggiata Non sì abbiamo variato niente, ovviamente con la frutta fresca non è che sì 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 un c'è stato lavoraccio è un perché si grande deve lavoro tagliare in tutti i fronte. passion Sì, fruit, sì, sì. pulirli. Poi c'è. Spero che proverete fare anche quello di liquore di banana, perché io l'ho Certo. assaggiato alle Canarie, so che voi non vi è capitato di assaggiarlo, ed Abbiamo è assaggiato il spettacolare. vino, che era il vino? Sì. Era un vino fatto con la fermentazione delle banane. Ah, no, quello non l'ho Ci assaggiato abbiamo io un nostro invece, amico vedi? lì, A che l'abbiamo conosciuto lì a Tenerife? Tenerife e siamo rimasti amici, che ha una piantagione di banane, lui produce pure il Ah, vino. ok. No, invece Neanche io lo io. sapevo, l'ho Ah, scoperto allora, lì. vedi, il vino mi mancava. E comunque imbottigliato il liquore, abbiamo disegnato l'etichetta come anche queste che ho disegnato io, anche quella del liquore, Che carina. grazie. È la caricatura di Rosolino, mettiti così, così. Aspetta. Uguale. Preciso. Abbiamo disegnato l'etichetta della bottiglia e attualmente sono in concorso perché abbiamo partecipato a un concorso e aspettiamo Forte il l'esito. risultato. Sembrerebbe che sia positivo, aspettiamo la conferma. Ottimo, carino. Volevo Mi fare. piace che sperimentate, che Noi siamo per il provate. fai da te. Sì, no, sì, assolutamente. Sì. Ma poi anche appunto il coraggio di provare. Io poi parlo da una che adesso da un anno e mezzo vive in camper e quindi a volte tanti mi dicono: ah, che coraggio! No, a me piace la gente che tenta, prova, fa esperimenti e poi alla fine Anche perché ha delle belle soddisfazioni. sognare, non cercare di realizzare i propri sogni non ha senso, secondo me. Almeno la vita va vissuta Sì, e le cose vanno provate. sono assolutamente Abbiamo d'accordo. fatto pure delle prove con dei succhi, con delle composte. Ah, quindi marmellatine, cose Sì, così. composte, Composta! composte. Sp Composta allora, sp chiamo, allora, differenza c'è. allora spiegatemi la differenza perché io su questo sono Abbiamo ignorante. la marmellata, siamo al di sotto del 40% Di di frutta, frutta. è tutto zucchero, E diciamo. al di sopra, fino al 60%, siamo Confettura. confettura. Sopra il 60% è composta. Noi Fantastico. siamo la più bassa 86%. Wow. Quindi apri Di e cosa la siamo fate? dall'86% fino al 100%. Ah, perché oltre al tropicale abbiamo anche la frutta classica, sempre Ok. biologico, quindi abbiamo la composta, vabbè, di papaya. Allora, composta di papaya, quella di Wow. fragole, quella di susine che è 100%. Sì.
quella di arance e Arancia. di limone. Buoni. Considera che Quindi voi sono. coltivate anche arancia, Sì, limoni, cioè questa è la mandarini? parte pure. Certo, produciamo l'olio, abbiamo Mandaci. gli ulivi. Ah, gli ulivi, Sì, oh sì. wow! Quanti ettari? 10 ettari. Non è Fantastico. solo. E sono 20 anni, cioè avete iniziato 20 anni fa. Sì. Prima cosa facevate, curiosità? Tutt'altro? No, Tutt'altro o sempre un po' nel no, campo? nel campo. Mio padre è nel campo da una vita, quindi sì. Agricoltura, ok. Praticamente le composte sono lavorate a 45 gradi di temperatura Sì. sottovuoto. Perché? Perché il punto di sottovuoto, il punto di ebollizione si abbassa. Quindi Ok. vengono lavorate, arriva a 45 gradi. Quindi tutte le proprietà della frutta rimangono Rimangono praticamente intatte. intere. E lo zucchero che usiamo, quel poco Sì. zucchero che usiamo, è zucchero d'uva, che è un Ok. prodotto brevettato a Mazara, un'azienda di Ok. Mazara del Mazara. Vallo, ok. Quindi è 100% siciliano. Siciliano, sicuro. Ed è praticamente E quanto si mantiene quindi? 2 anni. Ah, No, 2 anni. boh, È garantito 2 anni. Perché poi viene ok. pastorizzato pure sottovuoto, Ok. quindi E non altera pure la temperatura. fate tutti i passaggi qua da voi? No, No. No. c'è un laboratorio di Mazara per Ok. le composte. Per i succhi, un laboratorio di Alcamo. Ok. Alcamo. Ok. Fantastico. Facciamo succo di albicocca. Adesso inizia l'albicocca, vero? Scusate, succo di albicocca e siamo all'80% di Ottimo. frutta. Abbiamo fatto una prova pesca e passion fruit, è già finito subito. Perché non era buono? Sempre 80% di frutta. Abbiamo fatto spremuta di melograno. Adesso la Ah, spremuta di che melograno non c'è acqua, non c'è, è solo spremuta di fantastico, che melograno. fa benissimo. Quindi anche il melograno avete. Poi Sta abbiamo incominciando a fiorire fatto, adesso, ho visto il sì, melograno. abbiamo fatto mango E e guava. guava. Che è finito subito perché Che non era buono. buono, che sempre perché non era buono, No, certo. non era Il mango, buono. dimmi la stagione perché io adoro il mango, Il quindi. mango è fine agosto inizia, ok? Ok. Si torna poi a seguire tutte le altre Fino varietà fino al mese di, quasi tutto il mese di ottobre, ottobre, tutto quindi sta sicuramente finale verrò a giugno, prendermi ottobre. quando tornerò giù. Poi altre cose, abbiamo fatto il mango essiccato. Uno Ah, snack ok, sì. buono pure quello. buono. Ed è finito Continuiamo subito. sempre a fare delle prove, a sperimentare Fare perché non ci cosine in fermiamo più. mai E noi. prossimamente, dov'è che ci trasferiamo? Un po' più sotto faremo le visite. Già le facciamo anche adesso Sì? qui. Le visite Quindi guidate. visite guidate delle scuole, del Bello, privato, dei bello, gruppi di turisti bello, bello. a cui Perché secondo me piace, queste vogliono sono cose andare. super istruttive, Sì. E soprattutto per i ragazzini, cioè poi far vedere organizzeremo la anche, certo, natura, le certo. giornate a tema. Quindi, Bello. periodo di zucchine, esempio, Sì. si andrà sui campi, si raccoglieranno e poi si passerà in cucina con Wow. la zia. E si laveranno, si svecceranno, si cucineranno e si mangerà tutti insieme nel tavolo conviviale. Ma che Quindi gente che non si conosce bello! avrà modo di fare amicizia un Ma po' l'uno bellissimo, dell'altro. una Ovviamente le bellissima zucchine, iniziativa, sì. quindi delle piccole sagre, Saranno delle giornate dei gruppi, giornate a a tema. numero chiuso, quindi no, Ok? perché quando c'è troppa gente si Sì, rischia anche che no, viene sì, male. confusione. Quindi è preferibile farlo con gruppi più ristretti. Così Bello. almeno si riesce a mangiare meglio e si riesce a spiegare bene le cose, tutti hanno modo di poter seguire e prendere l'insegnamento dalla giornata. Bellissimo. Quindi dal campo alla cucina, tutti Naturalmente, ricette all'antica. raccoglieranno l'oro, raccoglieranno l'oro. Sicule e Sì. all'antica, non cose No, moderne. certo. Infatti io nel mio canale comunque sto cercando proprio di pubblicizzare le cose, le vecchie tradizioni, le vecchie ricette, queste cose qua, perché secondo me vanno Anche con valorizzate, le non vanno sardine, dimenticate esatto, anche con i soprattutto. carciofi li faremo poi alla vidda nedda, che sono come li facevano le nonne nella cucina povera con l'aglio, l'olio, li mettevano nel Che forno poi a legna e quindi poi li staccavi a foglie e le Ah, mangiavi ok. Ma così, nella sì. cenere? No, No, le ok. mettevano in un Ah, ok. contenitore. Ma è vero che il carciofo in Sicilia si chiama la carciofa? È femmina? No, si chiama No. ucacocciolo. Oh, beh, scusa, questa non la sapevo. O cacocciolo o Una parola acapoccio, nuova. dipende dalle zone, Beh, o ma è acapoccio. come l'arancino e l'arancina, perché c'è chi dice arancino, che c'è di... in Sì. realtà, a seconda delle zone della Sicilia, ho scoperto che... L'arancina è femmina. però qui...
Perché se vai già vicino all'Etna... È maschio. Già si cambia sesso. Sì. Ma quindi... qua noi abbiamo pure con le melanzane. In siciliano ci abbiamo... La tunisina. La nostrana. Regina è un'altra varietà, però sì, è simile a... Sì. Se fai tipo due paesi qua vicino... Già è maschio. No, c'è quella nera che è la tunisina. Ok. E quella nostrana è quella viola. Sì. Se ti sposti già due paesi dopo, cambia. È il contrario. È come il dialetto. Sì, diventa al contrario. La nostrana invertono. Sì, per la serie che poi allora, noi quando arriviamo da non capiamo più niente. Noi che facciamo il porta a porta e mandiamo la lista sui cellulari alle persone, scriviamo melanzana nera e una viola. Così parliamo il linguaggio di tutti, perché sennò inizialmente veniva un po' difficile capire. Si creava confusione. Ho portato questo, io ti ho chiesto questo. Invece così parliamo in italiano corretto. Ma c'è ancora chi chiede, ma è la tunisina certo, e quindi, ma questo pure con altri prodotti, quindi... sì. Bellissimo, grazie. E poi banano ora... rosso, ok, te lo devo togliere da dentro la seta perché si fa più alto della, della copertura, sta toccando già, no, la buca direttamente, ok. Perché è forte, sì, la natura è così. Adesso andiamo a vedere lo spaccio dove hanno i marmellettini, i succhi, eccetera, e poi vi spiego come contattarli se volete acquistare qualcosa, e a fra poco. Allora, siamo nel negozietto, che chiaramente, essendo pomeriggio, ed è chiuso, perché è aperto fino da che ora al mattino? Dalle 8:30 fino a 1:30. L'1:30, sì. Ok, e quindi adesso, insomma, tanto è stato venduto. Comunque ci sono datterini gialli, rossi, le patate, mele. Queste sono le noci. Cosa sono? Noci pecan. Ah, ecco, perché non ne ho mai viste. Diverse dalle limoni. E papaie. Fantastico, guardate quante belle papaie. Banane. Adesso ci spiega alcuni prodotti, alcune derivati, tipologie. Diciamo. Quindi il succo di albicocca, mango e guava, spermuta pura di melograma. Sì. Queste sono alcune delle composte che dicevamo prima, quindi susina, papaya, fragola, che ve l'ho presa così potete vedere meglio. E questo è il nostro figlio, il maracuiello. E questa è l'etichetta di cui parlavo prima. Che bella! Un tamburello siciliano con all'interno un prato. L'hai disegnato tu, hai detto, giusto? Bellissimo, con i colori siciliani. Esatto. Fantastico. Che ora tu assaggerai e loro, dalla tua faccia, capranno. E loro moriranno di invidia. No? Allora, questo è il frutto di cui parlavano prima. Ridimi il nome, perché io figuro. Black sapote, sapote nero. Quindi nel momento in cui lo spediamo così. Poi diventa verde più scuro, verde muschio. Verde nero, nero, tu dici lo butto, non serve più, fa schifo, no, lo puoi mangiare. E provo in quel momento che è abbastanza morbido, bruttino ed è al top, provatelo. Fantastico, quindi lo porto a casa e quando, quando ti mando la foto, ti mando la foto per vedere se è al punto giusto e poi faccio il video in cui l'assaggio. E adesso faccio la mia solita prova da ubriacona, che insomma, come l'altro giorno con lo spritz, speriamo di no, perché ho bevuto per la prima volta lo spritz e non vi dico l'effetto, tre ore ero completamente rincitrullita. Allora, 36 gradi, quindi mi hanno offerto il bis, ma ho a malincuore rifiutato, è stra buono ragazzi, buono, e non si sente che è così forte, è veramente delicato. Da dopo, aspetta fra mezz'ora, poi ne riparliamo. È veramente delicato e di un profumo e sapore eccezionali. Buonissimo. Va bevuto, come vedete dalla bottiglia, ghiacciato. Bellissimo, buono. Questo è il biglietto da visita loro, quindi vedete dove potete contattarli, dove potete vedere i loro video e quant'altro.
e c'è il numero di telefono. Quindi io vi incoraggio veramente perché hanno un sacco di roba e mi attira tantissimo il loro metodo. Quindi provate, provate le loro cose. E io adesso ho preso un po' di cosine, quindi ogni volta che aprirò qualcosa o che mangerò qualcosa farò un video in cui vi darò la mia opinione. Quindi adesso vi faccio salutare e dico anche che l'ho scoperto adesso per caso che hanno un B&B vicino all'aeroporto Sì, di che si Palermo. chiama Regina Elena, che è a 7 minuti dall'aeroporto. Perfetto, quindi comodissimo. Ciao ragazzi. Grazie per la visita, grazie cara per essere Grazie a passata. voi perché mi Grazie a te. piacciono tantissimo le persone con iniziativa, loro continuano a fare cose nuove, esperimenti, quindi crescerà ancora, ci saranno ancora cose nuove. A ottobre, se vengo giù, sicuramente Sì, ripasserò già saremo nella sede nelle cose nuova. nuove. Perfetto, non vedo Ok. l'ora. Grazie e buona estate. Ciao, Ciao. ciao, ciao.